Reeves da tre. La splash. Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su NBA 2K. Sì, sì, nell'ultima partita, nell'ultimo episodio, ho fatto una gran cagata. Soprattutto perché ho mollato subito, ho visto che loro praticamente avevano in mano la partita sin da subito e soprattutto quando vado in panchina, ragazzi, purtroppo mi innervosisco. Sarà perché sono sportivo, sarà perché sono competitivo, quello che volete. Però ragazzi, vado in panchina e mi devastano di punti mentre la mia squadra ne fa pochi, mi sono innervosito, lo ammetto. In più ho fatto anche l'errore finale. Grande Ale. Detto questo, ragazzi, può capitare, come nello sport reale uno sbaglia magari qualcosa, un rigore, un tiro da tre all'ultimo minuto, un tiro libero che può segnare una vittoria. Beh ragazzi, anche a me può capitare magari di schiacciare il tasto sbagliato preso dal nervoso e quindi ci può stare. Ma oggi, ragazzi, giochiamo in base alla loro squadra. Cosa vuol dire? È molto semplice, ragazzi. Visto che Jaylen Brown ha disintegrato nell'ultima partita le nostre guardie, che erano D'Angelo Russell e Reeves, perché fisicamente bastava una spallata, gli schiacciava in faccia tutte le volte, stavolta a marcare Jaylen Brown c'è Vanderbilt. Guardate bene chi c'è in campo. Titolare farà 36 minuti. Kleber, ragazzi. Vanderbilt su Jaylen Brown. LeBron James su Tatum. Anthony Davis su Porzi. Maxi Kleber su Williams. È arrivato il momento che ognuno si prenda le sue responsabilità e ognuno abbia almeno un pareggio fisico contro il proprio avversario. The Lakers have a battle ahead. Can they even the series at two games apiece? They know they can win, and now must rise to the occasion with millions of fans looking on as they square off against the Celtics. Which heroes will rise? The NBA playoffs start now. And here we go with game four of the NBA Finals. We will see game five, but will we see... Raga, come vi ho detto nell'ultimo video, ecco qua la formazione, ognuno marcherà il suo... All'Horford, Porzi? Porzi? Oh! Potrebbe essere interessante. Intanto per l'occasione sto indossando la tovaglia della cucina. Ti piace? Non posso dirvi che non so che impeti ho messo? Partiamo benissimo. Ok, stavo guardando altro, come al solito. Miracle Man. Attenzione, subito Anthony Davis. Miracle Man lo aspetta. Porca miseria, però ragazzi, se fai il mismatch con Brogdon. Mamma mia, mamma mia, subito mega defense di LeBron James che stoppa Tatum. Vado nell'angolo. Your sister! Andiamo! Ancora buonissima difesa di LeBron su Tatum, che però è una macchina, porca miseria. Ma che cos'ha? Dovrebbe fargli blocco. Miracle Man se ne frega completamente. Prova ad entrare dentro, Miracle Man. Boom! Iniziamo con una grinta completamente diversa, ragazzi. Anche se qua potevo scaricare fuori per LeBron, ma che scarico a fare se ho la possibilità? Allora, tante volte voi mi dite, Ale, ma perché scarichi fuori? Puoi schiacciare. Raga, no, se conoscete il gioco a difficoltà alte, ragazzi, vi stoppano o comunque vi fanno il contrasto per farvi sbagliare. Altra stoppa, raga, oggi i Lakers sono... E vabbè. Allora, tra stoppate, palle rubate, palle perse, veramente un primo quarto, un inizio di primo quarto, veramente di merenda.
Bravissimo Anthony Davis, vado io. Boom shakalaka! Cattiveria inedita di Miracle Man, che cattiveria! Dai, dai, che ma... Raga, ma Tatum ha la possibilità di sbagliarne una? Bravissimo Vanderbilt contro Tatum. Dai, che abbiamo messo un botto di gente che può difendere bene. Che bella, ti prego. Sì! Skippity pop! Vi ricordo che ogni volta che attivo un'abilità, per esempio di palleggio, come la sfera disco, loro... I miei compagni di squadra avranno più 20, ok, negli attributi di tiro. Mentre se attivo quella che ho appena attivato, la difesa sul perimetro scende di 20 degli avversari. Quindi adesso loro dovrebbero marcare da meno vicino sul perimetro. Dovrebbero fare proprio cagare dal marcare sul perimetro, se le abilità GOAT funzionano. Quindi per quello io vi dico, ogni volta che attivate tanti bonus, effettivamente poi il gioco risulta più facile. In queste partite contro Boston non ne ho attivati molti. Questo devo dirvi la verità. Eccola qui, ora li ho tutte e due. Quindi abbiamo più 20 in... nelle cap... Visto? Visto cosa è successo? È tutto bonus! Sono tutti bonus! Però che cacchio di trifla! Oh... spezza caviglie e tripla. Tutta un'altra partita, ragazzi. Guardate il green com'era piccolo nonostante tutti i bonus. Dovrebbe essere più grande quel green, perché ho anche agente 3. Però è strana sta roba. Ah no, Porzi c'è, ragazzi. Stanno facendo un po' di rotazione, viste le troppe partite. Ci sarà stato qualcuno stanco, e uno di questi è proprio Porzi. Wall devastato. Miracle Man! Altro spezzacaviglie! Guardate i bonus! Il green si è boostato, è raddoppiato lo spazio del green release. Beh. Sì, già, ma l'avete visto? Dai, ragazzi, difendiamo bene perché abbiamo... Ho veramente un boost incredibile in questo momento, non dobbiamo sbagliare. Bravissimo Reeves a pressare. Fai Wood. Ma caspita! Ragazzi, è tutto un giropalle incredibile, ma Miracle Man è completamente on fire oggi. Dai, 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 presto. No, peccato, raga. Ma nessuno che entra, oh. Altro spezzacaviglie, esce fuori. Macchina verde, sta bustando di brutto. Non la prende. Bravo, Davis. No, di un pelo. Ragazzi, 28-23 il primo quarto, ma posso dire che Miracle Man però è andato oltre. Bam! LeBron James, LeBron. Scusatemi, sono gasato troppo. E ora loro sono un po' in difficoltà, perché la prima palla del secondo quarto l'abbiamo avuta noi e ne abbiamo approfittato subito. Un intercetto di LeBron James, vado sull'angolo, quello piacioso, e sono tutto pieno di bonus. È l'unica cosa che posso fare, è piazzare l'ennesima tripla. Beh, io per esempio in questo momento da 3 ho anche 99, perché avendo il più 20... Dai, raga, però questa... Vabbè, ci sta, dai. Mi sembravano LeBron e Wood belli lì a difendere, però vabbè. Mamma mia, LeBron, quando fai così, LeBron. LeBron! Dai, basta salire. Il problema è che bisogna salire sulla testa di Porzi, perché sennò intercetta tutti i passaggi. Tatum, raga, purtroppo credo che sia il giocatore più forte del gioco in questo momento. Tra lui e Embiid. Non me ne viene Jokic. Però veramente, secondo me, se li trovi in finale uno di questi tre, è finita. Il fatto è che Tatum però ha anche la squadra di contorno buona, mentre magari altri li batti proprio perché il contorno non è ottimo. Ragazzi, attenzione, perché questo è lo smacco definitivo. Dai, stavolta daccelo a noi sto bonus. Ma sono entrato subito? Bravo coach.
Bravissimo coach, guardate lì, Kleber, Hayes e Reeves. Anche noi facciamo un po' di rotazione, ma stavolta è rotazione precisa. Reeves è contro White, ci può stare. Tatum non sbaglia neanche se gli pizzichi il culo mentre tira da centrocampo. Da dove è passata la palla, ragazzi? Tatum 38-37. Il recupero è stato fatto. Ci avete capito qualcosa? Perché io ho visto un doppio palleggio che ha sminchiato mezza Boston. E poi lui è andato tranquillone. Ma doppio palleggio incredibile. Doppio crossover. Stoppato da Williams, infrazione, 24 secondi, 40-41, Miracle Man ci sta provando in tutti i modi, si sta mettendo la squadra sulle spalle, visto che gli altri sbagliano un botto di canestri, ma è tosta veramente contro Boston, davvero. Ma ci sono delle partite in cui le abbiamo disintegrati, e può essere che nel terzo quarto loro si lasciano andare e la stravinciamo, però è tosta. Eccola lì. Questo è. Nel senso che ora loro sono bustatissimi e probabilmente ne prenderemo un botto. Tipo adesso, perché ovviamente funziona così. Raga! Bravo Anthony! Coto! Dai che la riprendiamo! Spezza caviglie male! Non c'era il green release! O comunque era piccolissimo from downtown! Downtown! Miracle Man! Ritorna downtown oggi! Attenzione, 49-48, ancora Boston, un minuto al termine del secondo quarto e guardate qua con che semplicità! Vai! Ma sposterizzato Jalen Brown. Miracle Man è una furia adesso, eh. Attenzione, Miracle Man su Brogdon. Arriva Horford. Proviamo delle marcature buone. Bello. 51-50. Che cacchio di partita. Posso dirlo? Credo che questa con Boston sia la serie più bella che sta venendo fuori, anche se dovessi perderla, però degli ultimi NBA 2K. Perché di solito era sempre un 4-0. Questa è tosta. Attenzione a Kleber. Lo mandiamo poi in fade. Proviamo ad uscirne. Horford fa un po' cagare. Buttiamola fuori per... Cosa ha visto Miracle Man? Oh! Vanderbilt on fire! Forzatissimo qua di Tatum, buonissima difesa da parte di tutti. Io vado con nel solito angolo, questa volta però frego Brogdon in controtempo e vola. Vola Miracle Man. Buonissima anche questa difesa. Io scatto subito perché lo so già. Vado per LeBron. Ma perché LeBron hai tirato? C'era Brogdon, te lo sminchierlavi. Vabbè, se l'è sminchierlato Anthony Davis, dai. Stoppata di LeBron su Tatum. Sono libero nell'angolino piacioso. Ma porca merda, oh, non ci cascano mai. Cosa ha fatto Davis? Attiviamo subito la Mamba Mentality. Al prossimo attacco l'attiviamo, ragazzi, perché è troppo importante adesso. Con la rotazione. Quanto può stare ancora in campo? Zarola. Cade Brogdon. Ale. 41 punti e schipiti. Altra tripla. Oh, record di franchigia. Tiri da tre realizzati in una partita di playoff. Miracle Man 9-8-8. Se faccio 10, probabilmente ho tutti i record lì. Nella pagina ci sono solo io. Devo fare un'altra tripla, quindi? Non c'è Tatum. Approfittiamone adesso, perché è l'unico che le piazza veramente senza sosta. Approfittiamone ora. Prince, buona difesa su Brown. Dai Prince, bravissimo Prince. Andiamo. Vieni Prince, vieni. Ora
No! Ero... Che culo! L'avevo tenuto un po' troppo. Qua Brogdon ancora Miracle Man addosso. Sul serio? Wood da solo! Basta ragazzi! Basta! Ed è incredibile veramente che non ne piazziamo una e Brogdon sembra Michael Jordan. È un grosso problema questo ragazzi, perché sto uscendo su 68-65. No? No, ancora. Sì. Ok. Ok, calmi. Prince mi fa da blocco, io entro, c'è Tatum, ma gli schiaccio in faccia. Wow, Miracle Man oggi è veramente un fire. Incredibile Tatum, ragazzi. Altro spezzacaviglie. Dai, Ale, cosa ti prendi? Ok. Grazie. Tatum. Dai, forzatissimo, va bene. Oggi stanno forzando, qualcosa, Pa. Niente, bravissimo Wall. Miracle Man vola! 51 punti, non glieli vedevo fare da un po'. Ma quell'altro Horford? Ma porca merda, ragazzi. Che culo! Prendila, tienila, fate qualcosa. Bravo, bella difesa. E niente, ragazzi, questi volano, scorreggiano, fanno tutto loro, prendono la palla. Se la mettono dove so io. Ma intanto Miracle Man, subito, crossover devastante su Brogdon. Poi tutti i miei compagni di squadra si mettono in mezzo in modo da non farmi fare canestro. Ah, lo spezzacaviglie che arriva nel momento più importante della partita, probabilmente. Molto probabilmente, raga. Perché... Oh, che bel passaggio per LeBron. Il PJ non sbaglia. Che scarico, ragazzi, che bello il movimento. Attenzione, arriva LeBron. Lo sfruttiamo, LeBron James. Lui rimane fuori per il fade. La chiude LeBron con due triple nel finale. La chiude LeBron con due triple nel finale. Wow. Wow. Non potete farcela stavolta, dai. Non rompete le balle, su. E dai. Brogdon, Tatum. Io ho fatto un po' di marcatura ancora su Tatum. No, raga, stavolta la cagata l'ho fatta io. Tre tiri liberi. L'altra volta LeBron James. Tre tiri liberi l'ha fatti fare a Tatum. Questa volta io faccio fare tre tiri liberi a Brogdon. Bene. Bravo, Ale. Vabbè, però un minuto e 24. Se ce la gestiamo, facciamo girare bene palla, secondo me. Abbiamo grosse possibilità. LeBron ha ancora il bonus, E anche tutti i miei compagni di squadra hanno più 20 al tiro grazie alla sfera. Quindi... No! È nostra. Ma com'è possesso Celtics? Gamba. Ma perché possesso Celtics? E niente, qua dobbiamo fare la difesa. Ma da dove tira Tatum? Ma da dove tira Tatum? Tutti marcati. Tatum si sminchia probabilmente il cervello. Perché ha tirato da lì? Miracle Man non riesce a sorpassare Brogdon. In questo momento c'è un raddoppio devastante. Miracle Man guarda l'uomo libero, che è Anthony Davis. Ciao belli, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Wow. Ci vediamo in gara 5, signori. Porca miseria. Cerchiamo piuttosto LeBron James. Passa la LeBron, dai che c'è il bonus. Oh, ok. Approfittiamo del bonus di LeBron, dai. Non glielo fanno il fallo a lui, Ma che merda. Stupidissima sta cosa, va bene. Godo. Questo vi sta bene, ragazzi. Oh, e che cavoli. Scusa Boston, ma eccola lì, col grid lì, ciao. Mai farmi tirare quando c'ho i bonus, scusate, In questo momento io, paradossalmente, ho 99 al tiro libero. No, forse 89. No, qua potevo andare però, Attenzione. Ma dai raga, ma che ha fatto Vanderbilt? Ma perché? Meno male che è ancora nostra. Ma non capisco sto movimento di Vanderbilt, sinceramente. Triple blocco. Miracle Man. Che schifo, si è tolto completamente il green. Che è successo? Ma intanto Brogdon non può neanche salutare i suoi amici. Yeah!
Dai! 2-2. Mischia però. 32 punti di Tatum, 20 di Brogdon, 16 di Porzi, 12 di Williams e 11 di Brown, tutti in doppia cifra. Dalla nostra invece buona partita nel finale di LeBron James, ma 53 punti di Miracle Man. Cioè, è lì, è qua la partita. 11 su 14? Ragazzi, si torna a casa, in casa credo che avremo molte più possibilità di fare bene, perché fuori casa c'è sempre un pelino di difficoltà in più, ma in casa di solito se iniziamo ad ingranare come oggi con le triple dovremmo cercare di portarci sul 3-2 e lì potrebbe essere storia, attenzione. Io vi ringrazio ragazzi per aver visto anche questo video, spero vi siate divertiti, un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nelle prossime gare, perché tanta roba, guardate, sono arrivati tutti, ma che bello, stanno salutando tutti quanti, ma che bello, arrivano anche gli altri, dai, oh, venite? No, niente, magari mi prendete per il culo, ah, stanno facendo i turni, guardate, eccolo, ciao belli, alla prossima ragazzi, ma che faccio, ma che così divertono.